diciamo sì, suggestivo. Un filmato insomma in cui è racchiuso diciamo la gran parte degli argomenti che tratteremo questa sera. Adesso qui avremo un ospite, giusto Cristiano? Assolutamente, visto che si parlava, no, di dubbio e certezze, perché poi dipende, caso molto soggettivo, no? C'è chi crede fermamente che qualche cosa esiste, che delle forme aliene esistono, siano concrete, altri che invece dicono assolutamente non esiste nulla, quindi ognuno è libero certamente di pensare come vuole. Noi abbiamo invitato qui questa sera un ospite che ha studiato e approfondito l'argomento, si chiama Gennaro Gelmini, che invito qui sul palco. Gennaro ha 36 anni, viene da Varese, da diversi anni ormai approfondisce, 11 anni e mezzo che studia l'argomento, tiene diverse conferenze in giro per l'Italia, ha un blog molto seguito, quindi ci racconterà un po' di sue esperienze, di suoi studi, ci farà vedere anche delle immagini, quindi lasciamo subito la parola a Gennaro, entriamo nel vivo quindi dell'argomento, di chiacchiere, poi se qualcuno alla fine avrà anche qualche domanda saremo ben lieti di rispondere, soprattutto il nostro Gennaro che è il più esperto tra noi. Ecco, benvenuto Gennaro, grazie. Grazie a tutti, già molti di voi mi conosceranno, da 11 anni e mezzo, esattamente dal 1999, mi interesso di cambiamenti climatici, prima già mi interessavo dei problemi ambientali, più che altro però di scariche abusive e questo genere di cose, reati ambientali, queste cose. Se non che, se poi possiamo far partire con la prima immagine, sì, quindi dobbiamo togliere le luci, abbassare le luci. Allora, questa è una delle foto di Nibiru, forse la più bella. Nibiru appunto in realtà è la nana bianca, cioè la compagna del sole, si chiama appunto, normalmente lo denominiamo come pianeta Nibiru, però in realtà ha una massa molto compatta, quindi la grandezza di un pianeta, però la massa in realtà è 10 volte tanto quella di un pianeta. Quella stellina bianca che vedete lì a fianco è Gabriel è uno dei satelliti di Nibiru. Nibiru praticamente è quel pianeta rosso che vedete in primo piano. La scia è denominata coda del drago, è una scia di meteore di Nibiru. Questo pianeta ha un'orbita estremamente ellittica, appunto come dicevamo di 3600 anni, e ogni 3600 anni passa il perielio, il punto più vicino al Sole, che è tra Marte e Giove, insomma nella fascia anche degli asteroidi, fa in pratica una curva molto stretta, ha un'orbita a uovo, diciamo, no? Allungata, molto oblunga. Praticamente con la sua vicinanza al Sole provoca questi cambiamenti climatici, quindi in realtà vedete che i cambiamenti climatici sono molto repentini, quindi non sono tanto solo dovuti all'effetto serra, buco dell'ozono, ma anche all'azione gravitazionale di questo pianeta. In pratica, siccome ha una massa molto compatta, ha un'attrazione gravitazionale molto forte, in base alla sua posizione nella sua orbita, implica questi cambiamenti climatici, quindi l'aumento anche dei terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e via dicendo. Chiaramente sempre più persone ben venga credono a Nibiru perché è assolutamente realtà, e se facciamo andare avanti con le foto, in tutto il mondo si stanno preparando l'evento, l'evento anche di Nibiru e del contatto con quelle creature di Nibiru, denominate Anunnaki. Sono delle creature che abitano all'interno del pianeta Nibiru, è un pianeta praticamente che ha delle cavità, in queste cavità abitano queste creature. Sì, anche nella seconda immagine, questo è poi l'ingrandimento, ci sono per esempio basi di organizzazioni in tutto il mondo che stanno preparandosi all'evento di questo incontro con queste creature. Quindi come adesso vi parliamo del settimo torinese, in tutto il mondo in realtà c'è questa voglia di incontro con le creature dello spazio. E ben venga, quindi come ne parliamo noi, ecco che sono cose importanti. Sono vari documenti che testimoniano quanto io faccio. Questi documenti su Nibiru, io non è che ne parlo solo agli amici, ne parlo solo alla gente.
ho girato in tutta Italia, ho fatto anche diversi viaggi in Russia, praticamente io vado anche per procure, sono andato un po' da tutti i procuratori a presentare dei documenti proprio su Nibiru, che chiedono sempre di poter dire quella che è la verità. Quindi sono andato in diverse procure, oltre che naturalmente anche a Torino, anche a Varese, a Busto Arsizio, poi anche a Catania, al sud. Questa è una lettera della NASA. Qua è con Umberto Guidoni, mi sono incontrato anche con lui, ho incontrato un sacco di gente, tutte le persone, questo lo posso dire solo chiaramente in ambito generale, perché purtroppo tutte le persone negano sempre l'esistenza di Nibiru, quando se ne parla dicono no, però non ne sappiamo nulla, non ne sappiamo nulla, poi dopo, dietro le quinte, le cose vere te le dicono. E anche loro, naturalmente posso dirlo solo in ambito generale, sanno la verità, però loro mi dicono sempre no, non possiamo dirlo perché la gente poi si spaventa. Il problema è che all'avvicinarci di questo pianeta Nibiru lo vedremo a occhio nudo. Nel 2006, a settembre, diedi questa lettera a Lozza e prevedevo questo terremoto, ci sarebbe stato un terremoto 10-11 ottobre 2006. Difatti il 10-11 ottobre, in realtà l'11 ottobre del 2006, sull'isola di Giava, la prima volta al mondo, da un pozzo petrolifero, invece di sgorgare petrolio, sgorga fango. E il villaggio vicino, con 100 persone che ci abitavano, lì lo vedete, è stato evacuato perché questa onda di fango ha preso tutta la zona. Chiaramente cosa è successo? Qui hanno visto anche mass media che i miei studi sismici intesi anche rivolti a qualcosa di positivo, nel senso prevedere terremoti può essere buono proprio per uno studio futuro. È stata striscia la notizia a Lozza e niente, quindi in pratica era il 21 ottobre, quindi il terremoto 11 ottobre. E poi il 21 ottobre, che poi l'hanno fatto vedere in realtà in differita, quindi qualche giorno prima, è arrivato il Marco Casanova di Striscia la Notizia. Questo è stato, diciamo, finalmente i mass media si interessavano alla cosa. Chiaramente io ho cercato sempre di portare anche avanti, soprattutto il discorso di Nibiru, gli extraterrestri, così ho fatto in tutto una... praticamente mi hanno intervistato per una ventina di minuti, 15-20 minuti, purtroppo chiaramente nel programma sono andato in onda per 20 secondi, quindi chiaramente avevano tagliato in realtà molte cose interessanti che volevo dire. Per l'ultimo documento di Bologna, io vado veramente in tutte le procure. Ecco, questi poi sul documento di Bologna, praticamente poi sullo studio sismico, io studio anche studiare anche la cadenza di tutti quelli che sono gli eventi. E ho fatto anche uno studio su le eclissi solari, le eclissi lunari. Qualcuno dice quando c'è l'eclissi succedono i terremoti, non è sempre vero perché quando ci sono le eclissi ci sono dei movimenti di faglia, tutto qua, e quindi in realtà i terremoti sono pochissimi, se non che ho studiato in questi 11 anni e mezzo che capita dopo 18 giorni da un'eclissi ci può essere un terremoto, in che maniera? Soprattutto se c'è un'eclissi di luna nelle Americhe oppure di sole in Europa o in Asia e in Oriente. Ci dà il caso quindi poi nei miei studi per il 21 di dicembre c'è questa eclissi di luna sull'Oceano Pacifico, quindi anche nell'ultimo documento di Bologna ho segnalato un terremoto in California per il 7-8 gennaio 2011, però proprio per questo studio sismico, proprio per una valutazione di anche, se vogliamo dire, potremmo dire di impatto ambientale, per prevenire anche quelli che sono i danni dei terremoti, tutto quanto. Io cerco sempre nei miei discorsi di fare una cosa positiva, perché come vedete le scosse telluriche sono molto aumentate negli ultimi anni
E allora appunto anche questo, da questo Nibiru influisce su queste cose. E quindi sempre per lottare per la